Ma buongiornissimo giovani e benvenuti al nuovo video che sarebbe il check che sto facendo con il giovane, perché io ho fatto tutta quanta la programmazione. Lo sto guardando. E niente, adesso mi spoglio. Mi sento pure abbastanza gonfio. Gonfio, mica sei riuscito a Auschwitz gonfio. Di classe, di classissima. In questo canale voglio solo sincerità. Tu dimmi com'è andato il mese. Di base è andato abbastanza bene all'inizio. Questo mese per me è durato 5 settimane, non 4. Ok, all'inizio. Perché una settimana in mezzo, dopo la terza settimana, l'ho saltata per questioni lavorative. Ah, mi ricordo. E quindi poi l'ho ripresa. Le prime 3 settimane bene. Sono riuscito anche un pochino a progredire. Però tipo poi ho staccato quella settimana. La quarta l'ho fatta di merda. Ho toccato tutti quanti i pesi. Tipo gli ultimi 2 allenamenti sono andati proprio male. E soprattutto sul petto riesco più a spingere. L'altra volta facevo fatica con 60 kg, facevo veramente tanta fatica. Però io a tratti appunto questo dipende. E a tratti ho fame. Ma proprio fame pesante. Io salirei se tu non mi rompi le palle. Ok, io faccio quello che dici tu. Non è vero. Faccio quello che dici tu, se tu mi dici che devo salire. Devi salire, perché sei rimasto praticamente identico con le pliche. Più uno sulla scapola e più uno, sull'addome, che non è un cazzo. Dicono a livello di aumento della massa grassa. Okay. È un aumento minimo. Noi dobbiamo mettere su massa, sì. Quindi finché restiamo in un certo range, che non posso dirti perché tu non mi hai dato i pesi le ultime 2 volte. Devo comprare una bilancia. Sarebbe il caso. Non è una cosa indicativa, però mi serve perché facendo i calcoli riesco a dirti in questo range quanto possiamo tenere. Quindi io vedo il peso potrei dirti, guarda, possiamo ingrassare ancora 1 chilo che non ce ne frega niente. Questo sicuramente saranno forse 2 etti, quindi vuol dire non ce ne frega niente, abbiamo secondo me 1,5 chilo di margine. Perché? Perché devi ingrossare, quindi chi se ne frega se tu mi torni con le pliche. Quello che deve fare è, mi devi tornare con le pliche, non mi devi tornare con i centimetri più alti. Io ho cercato di gestire bene l'alimentazione col fatto che per lavoro comunque siamo stati tanto tempo fuori, e quindi tante volte mi sono trovato a mangiare fuori. E quindi ogni tanto me le riabbassavo dopo le calorie del giorno dopo, così non dovrei fare. Fatto sta che sono rimasto uguale secondo me col peso. Che è un problema. Che è un problema. Tu non devi andare a occhio, tu devi mangiare. Io adesso te la do a X calorie, tu stai lì. E se succede che mangi fuori, mangi di più, chi se ne frega, perché tanto tu devi ingrossare. Quello che noi dobbiamo farci è repare. Sono stato fino ad ora a 2100 calorie, okay, con 140 di proteine, 60 di grassi e 230 di carbo. Senza stare lì prostandoli così, i grassi sono giusti, non serve andare oltre, alzami i carbo. Almeno arrivare a un 2003 è gestibile. Per come sei tu, per cosa vogliamo fare, potremmo arrivare anche a 2004, 2006, però tu poi vai in paranoia, quindi non lo facciamo, stiamo a 2003 è gestibile. 2300 sempre con 60 di grammi di grassi, 140 grammi di proteine e il resto alziamo i carboidrati. Ti cambio completamente l'allenamento. Cosa vuoi cambiare nell'allenamento? Tutto. Penso di levarti i fondamentali. Vuoi levarmi i fondamentali e mettere solo macchinari? Sì. Perché? Perché se hai queste pause, queste interruzioni che ti portano a perdere subito forza, allora piuttosto lavoriamo sui macchinari. Ti faccio costruire un sacco di volume, lavoriamo bene su quello, cerchiamo di prendere il più possibile e sfruttare le calorie. Perché se io te le alzo e poi tu non mi stai dietro con l'intensità, con quello che voglio io, con le calorie, rischiamo magari semplicemente che metti su ciccia e basta. Okay. Quindi vogliamo sfruttarle. Il modo più facile per fartele sfruttare è buttarle. Se poi mi dici il petto non lo sento, faccio fatica, macchinari. Facciamo un ciclo di forza verso l'estate quando serve, che magari scendiamo con le calorie se serve scendere. Io con lo squat sto avendo una fatica immensa. Fatica immensa a sentirlo bene. Si vede la misura delle gambe. La chiappa è rimasta uguale, però è scesa un attimo la gamba, non va bene. Quindi no, andiamo di macchinari. Faccio spingere un sacco, te la semplifico parecchio. Okay. Butto dentro tutto il volume. Tu 3 allenamenti a settimana riesci sempre a farli, onesto. 2 sicuri, tipo l'80% delle volte 3. Quindi 2.
Ok. No, ma in me due sono troppo pochi. 2 più 1. Io ti conto. Oh, 2 più 1, 2 più 1, 2 più 1, va benissimo. Io voglio tutto il volume che me lo devi fare sicuro al 100%. La terza, buttiamo bonus. Puoi avere la motivazione che vuoi, è giusto. Voglio essere sicuro che me lo fai. Ok, abbiamo quello. E in base a quello poi io ti butto il volume. Tanto andare in over training con te non c'è. Nel senso che comunque tra il lavoro e tutto sei un po' conservativo. Due, ma sicuro come la morte, se no non sto bene mentalmente, tipo. Sì, sì, sarà macchinari, saranno un sacco di drop set, perché mi piacciono, ti faccio fare comunque le progressioni perché un po' di forza non la vogliamo, però andiamo sui macchinari. Non si dica che poi il powerlifter lavora fondamentale. Perché tu sei un powerlifter che non è un powerlifter in pratica, sull'allenamento. Però sì, parti dalla base di forza, perché essere grosso, vabbè, tutto questo per censurare. Perché essere grossi. Perché tu sai che non censuro niente in questo canale, però puoi dirlo. Essere grossi, non essere forti, è come avere il cazzo grosso in uno scopo. Ma di classe, di classissima. E la chiudiamo così, lo chiudiamo questo check. Ragazzi, allora, questo check poteva andare meglio, però poteva andare anche molto peggio. Quindi, ma lo chiudi tu? Cioè, chiudi questo video. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video. Oppure tu. Quanto è un canale? Non lo faccio manco sul mio canale. Mi chiudi questo video? Se, ragazzi, se vi è piaciuto questo video. Meno lo speciale. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Lo devo ripetere? Sì. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like al canale. No, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Lasciate un commento. Lasciate un commento. E passate dal mio link. Ma no! Scusa. Solo lo chiudi lì così. Lo ripeto tutto? No, 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 devi chiudere solamente con la mano. No, sì, ho capito, ma dai un ciao giovani. Ah, scusa, perdonami. Ciao giovani.